Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo il nostro spazio informativo con un'intervista realizzata oggi pomeriggio a Fiera Milano City con il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che ha incontrato i vertici dell'ente Fiera. Della collaborazione con il Comune. Una delle cose che preoccupa gli enti locali riguarda sia i tagli che il patto di stabilità. Qualche tempo fa aveva detto che a settembre sarebbe iniziata la battaglia sul patto di stabilità. Siamo a settembre. Sì, infatti sta iniziando, stiamo raccogliendo le informazioni, stiamo dialogando con il governo. Se il governo accetterà le richieste, bene, altrimenti faremo quello che abbiamo deciso di fare, perché non è giusto che i comuni soffrano dai tagli. Mercoledì avremo una sessione a Roma straordinaria della conferenza delle regioni sul riordino delle province e uno degli argomenti sarà anche questo. E poi avremo nel pomeriggio un incontro con il governo e in quell'incontro io porrò la questione del cambio radicale delle regole del patto di stabilità, secondo il principio che i comuni virtuosi non devono essere penalizzati. Se la risposta del governo, sempre che giovedì ci sia ancora un governo, se la risposta del governo sarà soddisfacente, bene, altrimenti attiveremo tutte le iniziative, d'intesa anche con gli altri governatori delle altre regioni, con i sindaci, per iniziare mettere in campo una serie di azioni che vogliono e che devono portare alla revisione del patto di stabilità. Tipo? Quelle che faremo. La cosa assurda che esce fuori evidente è che i comuni sono costretti a fare il bilancio preventivo 2013 entro il 30 novembre del 2013. Il bilancio preventivo, non quello consuntivo. Il bilancio di previsione della spesa del 2013 viene fatto il 30 novembre, vuol dire che fino ad allora si potrà spendere solo un dodicesimo, con penalizzazioni evidenti per i cittadini. Ecco, queste regole vanno radicalmente cambiate, altrimenti i comuni non reggono più. E io come governatore, pur non avendo una competenza diretta nel rapporto tra Stato, centrale e periferia, mi faccio carico delle proteste, delle richieste che vengono dai comuni e mi metterò in prima fila accanto a loro per sostenere in tutte le azioni di protesta che stanno studiando. Ci sono novità sul Arcisate Stabio? Ci sono novità, la novità è che ieri ho incontrato separatamente i vertici di RFI e l'impresa Salini per capire se questo contenzioso che c'è tra le due, l'appaltatore e l'appaltante, contenzioso anche giudiziario, impedisca di pensare ad una soluzione che possa proseguire i lavori, perché se io vado in causa con chi mi ha dato l'appalto o viceversa, vuol dire che esprimo una volontà di interrompere la collaborazione. E ieri invece ho avuto la conferma da parte di entrambi che è loro interesse proseguire i lavori, a certe condizioni impegnative anche, ma è loro interesse proseguire. Stamattina ho voluto andare a parlare con il procuratore della Repubblica di Varese per discutere con lui alcuni aspetti tecnici che riguardano questioni che hanno bloccato i lavori e ho deciso come regione di intervenire, anche se è un'opera che non è sotto la responsabilità della regione, a differenza di Tembre, Bemi e Pedemontana, perché mi interessa che l'opera venga realizzata in tempi rapidi. Quindi voglio scendere in campo direttamente come regione, questo verrà detto anche in Consiglio regionale oggi, per trovare una soluzione. È possibile trovare una soluzione, è difficile, perché ho sentito le richieste di tutte le parti in causa, è complicata la situazione, è una situazione che si trascina da mesi, anzi da anni, non è stata data una risposta in tempi rapidi quando si doveva dare, adesso la situazione si è un po' incancrenita. È difficile trovare una soluzione, ma io sono ottimista di natura e quindi spero in tempi rapidi
di riuscire a formulare una proposta da sottoporre alle parti perché mi dicano se sono d'accordo oppure no. Se diranno di sì, i lavori potranno rapidamente proseguire, altrimenti ognuno si assumerà le sue responsabilità. Ottimista anche per lo sblocco della vertenza Riva? Sulla Riva è ottimista che si Ma abbiamo fatto un incontro in regione, il governo, abbiamo sollecitato il governo a intervenire e spero che lo faccia rapidamente perché tutto può succedere tranne che i 5 siti produttivi e centinaia di lavoratori lombardi perdano il posto di lavoro per questioni che nulla hanno a che fare con la produttività dei siti stessi.